Nettuno, terrazzo di mamma, guardate qui che oggi che ho preso alla pescheria di Norma. Guardate, astice blu, selvaggio. Blu perché vedete il colore sotto delle gambette? Ci facciamo una bella tagliatella con questo astice blu. Quindi, prima cosa importante, aglio, come sapete voi, qua, mettiamo qui dentro. Poi, olio, quello buono, ok? Oggi abbiamo i fratelli Vicari, Sicilia, basilico, prendo la piantina di mamma, taglio, mi darà e botte sulle mani, prendo le foglioline e tengo da parte, tengo soltanto i gambetti e li metto qui. Partiamo velocemente, semplice, semplice, semplice facciamo, eh? Poi l'astice, coltello, Mario Bono, eh? E lo apriamo. Taglio a pezzi l'astice, quindi lo frantumo un pochino le chele perché è così affinché esce il gusto, il sapore del mare. Metto qui tutti a pezzetti, così ognuno ci avrà il suo pezzettino buono, gustoso e saporito. Sentite proprio come. Allora, una cosa importante, fatelo attaccare sul fondo, guardate qua, così si deve un po' creare questa crosticina. Poi, dopo, col cacchione di Nettuno, spumante cacchione di Nettuno, l'andiamo a bagnare. Un altro pochino, facciamo bene attaccare, ecco così, spettacolare. Allora, nel frattempo, prima di bagnare l'astice, facciamo un brindisi a mia madre, vai. No, a te la nostra. che hai Aspetta, compiuto 50 a anni. 50 anni se ne è. Ecco. Allora vado qua. Aspetta. Buono, un extra dry. Bagno. Raccogliamo tutto questo, guardate che spettacolo. Leviamo l'aglio, questo, così. Eccolo qua. Poi che faccio? Metto un po' di acqua calda, quella che servirà per cuocere la pasta, così. Così diamo ancora un po' più di salsetta. Nel frattempo tagliamo i pomodori. Grazie. Lo spatolino. Quello. Sì, mo se, così sei molto Elton John. È molto Elton John. Taglio i pomodori a metà o se sono grandi anche in quattro parti, bellissima, ha fatto trovare la spesa mamma, ah, fantastica, fantastica, a Sono casa, una perfetta casalinga, ah, sai? perfettissima, perfettissima, se no, allora, Ecco di già preso, se no, ecco, se no, niente, cavolo, allora, che guai, guerra a casa Mariola, guerra a casa Mariola, già me sta rimproverato, ho portato solo una bottiglia d'olio da roba. Non è vero, ne ho portate quattro. Ho portato Franci, Ligari No, e pure tre. Sommariva. Ma Tre. tre. No, E che? quattro. No, Qua, tre. ne ho contate tre. Oh. Ma te vedi, mica sono imbambita io. Allora, Quattro, tre. faccio tirare un pochino stacquetta, vedete? Poi, poco, poco, poco. E adesso incomincio a mettere i pomodori, quelli tagliati. Così. Schiacciate un po' il pomodoretto. Allora, se volete fare una cosa un po' più raffinata, meno di corsa, come l'ho fatta io, potete anche spellarli i pomodori, come sapete, no? Acqua bollente e li spellate. Oggi vado di corsa, la fame da morire, ho. Un po' di sale. E poi lo voglio leggermente un po' più rosso. Quindi che faccio? Un po' di passare il datterino del mio amico Pasquale Detti. Oddio, perfetto. Ok. Così ci avremo la salsa, bella, colorata e più pomodorini freschi. Tutto dolce, bello, dolcissimo. Poi prendo un pezzettino d'aglio, schiaccio, lo ricordate, no? Così lo mettiamo soltanto un po' di pasta e diamo questo sapore bello, intenso. E vai. Guardate che robetta ragazzi, colore giusto, basilico, Ci fresco. avrebbe tutta la roba qua. Mario, dimmi che ne pensi. Questo scotta? Scotta? Chiaro, so c'è un po'? Che bontà! Ah! Aia!
Allora, metto, aggiungo un goccetto d'acqua, poca poca, basta. Così. Basta l'acqua, mamma mia. Mario Polo, mamma mia, è una guerra. Ecco un attimo, vado una tagliatelle di Leonardo Carassai, Campofilone, vai. Un altro amichetto, vai, così, perfetto. È bella ricca, dai, è bella ricca, dai. È bella, mamma mia, è bella ricca. Vai, metti un altro metto, dai. Scoliamo. Ok. Che meraviglia. Vai. Guardate qua che spettacolo, ragazzi. Allora, mi raccomando, lasciatevi sempre da parte un po' di acqua di cottura. Goccio di acqua. Perfetto. Un pochettino di olio. Quello buono. Vai così. Mette due foglioli di basilico. Qua, per gli amanti del piccante, ci sta benissimo anche il peperoncino. Io oggi sta Mariolino, che la mangerà sicuramente. Senti, Mario, metti un altro po' di pasta. Ah, ma poi è troppo. Deve essere bella condita. Bella condita. Impiattiamo. Oh! La bella chiletta, così, che è? Guarda che robetta. Un goccetto d'olio. Zacchete. A crudo fa bene. Famiglia dei matti. Adesso ci assaggiamo. Mario, vai, pronto? Buona Pasqua a tutti. Voglio bene. Mamma mia, che bontà. Mm. Mm. Mm.